Ciao a tutti, oggi sono in partenza oggi pomeriggio per una gara domani che sarà una gara particolare perché, e ve la racconterò come NV News del weekend, perché è la prima gara al mondo dove tracceremo chi butta i rifiuti per terra, quindi appuntamento per questo a domani. L'NV News di oggi intanto, anche questa è una novità ma la sento in modo emozionale, la voglio dedicare a Francesco De Filippo, che è un dirigente del Ministero dell'Ambiente, improvvisamente scomparso ieri, credo, mi hanno dato la notizia ieri e la cosa mi ha molto colpito, per cui voglio dedicare questa NV News a lui e ai suoi parenti, a chi lo ricorda, ai colleghi. L'NV News di oggi la prendo da Repubblica, un articolo interessante del quale metterò il link sotto, come sempre. Ed è un'indagine che è stata fatta sulle imprese del segmento Star quotate in borsa. In particolare è stato analizzato il bilancio di sostenibilità per andare a valutare gli investimenti che queste imprese quotate in borsa fanno in campo ambientale, in particolare in quello energetico. Emerge che solo il 20% delle aziende ha degli investimenti significativi in campo energetico, in particolare in risparmio energetico, quando invece sempre lo stesso studio, la stessa analisi riporta quanto sarebbe importante per l'economicità dell'impresa stessa e per il comparto intero. Pensate che le imprese italiane nel 2017 nel loro complesso hanno investito qualcosa come 6,4 miliardi di euro nel campo del risparmio energetico e delle rinnovabili, le potenzialità sarebbero almeno il doppio, quindi potremmo arrivare a quasi un punto di PIL solo sulle energie rinnovabili, solo parlando di investimenti, quindi davvero un comparto molto interessante. E appunto le imprese quotate in borsa dovrebbero da questo punto di vista rappresentare un po' l'avanguardia, un po' il settore nobile, un po' il settore di riferimento. C'è un dato che ha catturato il mio interesse perché c'è un legame piuttosto diretto tra questi investimenti e il rapporto con i propri dipendenti. Infatti solo il 10% evidenzia, quindi la metà delle già poche imprese che investono significativamente in risparmio energetico e energie rinnovabili, ha una comunicazione efficace ed efficiente con i propri dipendenti. E se pensiamo che in questo tipo di imprese i dipendenti passano moltissimo tempo al lavoro, mediamente un terzo del proprio tempo della giornata, significherebbe un maggiore sensibilizzazione verso i propri dipendenti, un impatto ulteriormente positivo sui consumi e sui comportamenti che poi ovviamente una persona sensibile e sensibilizzata si porta a casa nella vita quotidiana. Quindi c'è ancora molto da fare, questo studio davvero l'ho trovato particolarmente interessante, lo linkerò, vi lascio alla lettura con calma della fonte. Vi do appuntamento a domani per la NV News del weekend, che sarà ancora particolare perché sarà dalla linea di partenza di una gara di corsa. Vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, ciao ciao.